Nel solstizio d'estate, domenica 20 giugno, si è svolta nella splendida cornice di Colobraro la notte dei rituali magici. Tra percorsi emozionali all'interno del convento e del chiostro, lo scrigno di rituali e conoscenze, il museo antropologico della magia e la stanza delle erbe, i visitatori hanno potuto compiacersi anche del concerto di musica etnopopolare, danze e ballate delle maciare, fattucchiere e streghette, e la rappresentazione teatrale denominata La Notte Magica di San Giovanni. Per essere la prima di questo nuovo 2021, ultimo giorno in zona gialla della Basilicata, è andata bene. È andata benino. Forse ci aspettavamo un poco di persone in più, essendo abituati, questo non è la prima volta che lo facciamo, un evento che si ripete perché è un progetto del GAL, di attività di animazione culturale col GAL, e quindi abbiamo avuto sicuramente più presenze in altre circostanze. Abbiamo voluto iniziare appena i protocolli ci hanno consentito, e comunque una bellissima serata, bella gente, anche climaticamente. Lo replicheremo, lo replichiamo il 1° agosto e la prima domenica di luglio, e andranno sicuramente meglio. Il significato è questa sera è una serata particolare. E questo, noi siamo in questo convento francescano, scrigno di rituali e conoscenze, che è come stato tra l'altro ristrutturato ultimamente, mi vedete. sembra. Proprio il chiostro dove siamo in questo momento è stato appena recuperato con la pavimentazione originaria. Sopra era stato fatto un giardino che abbiamo eliminato, e trovando appunto la pavimentazione originale, per fortuna. E così come le stanze sono state arredate con i fondi del GAL, con la sala della magia, la stanza delle magiche officinali, la stanza degli amuleti e il centro di aggregazione dell'anima che curano i malati psichiatrici, che ci rende particolarmente orgogliosi. Il clou chiaramente è la rappresentazione teatrale della Notte Magica di San Giovanni. Questa sera non è la Notte Magica di San Giovanni come è stato l'anno scorso e gli altri anni, ma è il solstizio d'estate. Iniziano questa sera determinati riti magici che poi hanno il loro iter tutta questa settimana, il clou la Notte Magica di San Giovanni, che è il 23. Noi abbiamo, diciamo, anticipato questa notte alle 5 e il solstizio. Chi avrà voglia insieme a noi di salire sul castello vedrà un'alba spettacolare sullo Ionio domani mattina di tutto il Golfo di Taranto, lo Ionio Metapontino, da Novasili, Policoro, Scanzano, Pisticci, Metaponto, e quello sarà un altro spettacolo magico. Se saranno in dolce compagnia con le nostre famiglie, ancora più magico. Qualche anticipazione sul sogno di una notte? Noi sogno di notte a quel paese sicuramente sarà riconfermato con i protocolli Covid, quindi non il percorso itinerante che conoscete, perché ad oggi i protocolli nuovi del 29 maggio riportano a quelli dell'anno scorso, di fatto con qualche apertura a maggiore, però uno spettacolo con qualche lieve rinnovamento. Lo stesso nei luoghi più importanti del centro storico, la piazzetta della Chiesa Matrice, il castello che ha avuto l'ultimo restauro e gli ultimi recuperi, e quindi che vedrete ancora più rinnovato con i panorami che ormai tanti conoscono, e per chi non li conosce, che invitiamo a vedere. Di sicuro saremo in scena tutti i venerdì d'agosto e chiaramente martedì 17 agosto. Eventuali altre date poi le comunicheremo volta per volta. Siamo alla festa dei rituali magici a Colobraro, insieme a Concetta La Rocca, la curatrice della stanza delle erbe. Cos'è quest'erba che hai in mano e cosa c'entra con oggi, con questa giornata? Quest'erba, così anche brutta a quest'ora, è in pratica il fusto della cicoria campestre, dell'umile cicoria campestre. I fiori oramai non ci sono più, e perché oggi ho in mano i fiori della cicoria? Perché la cicoria è il simbolo del solstizio d'estate, perché il fiore della cicoria è il fiore, detto anche sposa del sole, in quanto segue il sole. E allora, sin dall'antichità, viene ritenuta pianta sacra al sole e pianta da festeggiare e da onorare il giorno del solstizio d'estate, quando il sole è nel suo massimo splendore.
Chiaramente è l'umile cicoria, ma buonissima da mangiare.